Un cartellone nutrito, quello della stagione 2015 dell'Arena BCC Fano. Asse portante naturalmente la rassegna Teatro sotto le stelle tutti lunedì sera con le compagnie dialettali non solo fanesi. Infatti quest'anno in barba alle vecchie ruggini campanilistiche tra Fano e Pesaro arrivano tre compagnie pesaresi mettendo insieme ben 11 date. Se pensiamo che siamo alla sesta edizione del Teatro sotto le stelle, ma le prime tre edizioni le avevamo fatto qua nella nostra pista polivalente. E poi abbiamo creato questo teatro e naturalmente sta crescendo l'intensità, la partecipazione, la richiesta. Naturalmente il nostro merito, secondo me, io ho lavorato su questa città prima con gente di Quinta Proloco per aggregare i quartieri e qui l'obiettivo era quello di aggregare le compagnie dialettali e ci siamo riusciti. Un contenitore, l'Arena BCC, che sta esprimendo tutto il suo potenziale col passare delle stagioni. A distanza di 3 anni devo dire che è stato un grande successo e sicuramente per quello che sta muovendo in termini di, diciamo, nei vari settori, perché adesso quest'anno anche molte manifestazioni di danza hanno dato la possibilità di una location a, diciamo, a un costo molto molto modesto, e poi adesso le compagnie dialettali che si allargano un po' alla provincia, al territorio, questo è ugualmente importante. Confermato il riuscitissimo Musica sotto le stelle, che propone 2 serate con l'indimenticabile Lucio Battisti e un omaggio ai Queen di Freddie Mercury e Rodolfo e Silvia con le voci nel cuore. Non solo dialetto, dicevamo, infatti trova spazio nel lungo cartellone da luglio a settembre il teatro comico e il richiestissimo concorso per barzellettieri a Crepapelle. E il cinema, con una proiezione del successo dell'anno, il film di Henry Secchiaroli, Gli Sbancati. Si parte alla grande quindi lunedì 29 giugno con il Festival della Comicità.